Noi abbiamo ancora purtroppo per vecchie regole da almeno 15 anni una 65 euro pro capite in meno in termini di trasferimenti dovuti al fatto che siamo la regione più giovane d'Italia, quindi viene molto parametrato sull'anzianità. E quindi questo oggi le pesature sono molto diverse in Europa e nel mondo, quindi nel 2013 con il nuovo patto per la salute discuteremo anche di questo, di un riequilibrio complessivamente sui fondi per la sanità. Non abbiamo un problema di posti letto, altre regioni ce l'hanno, quindi non abbiamo questo, abbiamo tante altre criticità che stiamo risolvendo e chiaramente l'obiettivo è, una volta che hai recuperato queste risorse, avere queste e speriamo di averne anche altre, per poi fare quegli investimenti come per esempio l'incontro che abbiamo qui oggi che chiaramente riguarda un servizio che viene dato prevalentemente ai cittadini per migliorare poi l'offerta sanitaria della nostra regione, che chiaramente stiamo facendo, ma per le risorse che ci sono purtroppo stiamo facendo molto a rilento, perché gli investimenti, ci sarebbe bisogno di molti e molti più investimenti che purtroppo la situazione politica ed economica del paese ce lo impedisce. Abbiamo un coefficiente ancora da riequilibrare su Caserta, perché nasce dal fatto che il policlinico di Caserta ancora non è stato realizzato, e però i numeri sono già inseriti nella distribuzione delle risorse, quindi abbiamo solo questo piccolo squilibrio a Caserta che dobbiamo chiaramente sistemare.